The New Stories. La tua informazione libera. Una violenza ingiustificata ha colpito Alessandro Pedersoli, nipote del celebre attore Bud Spencer, mentre si trovava per strada a Roma, nei pressi della zona Prati. L'aggressione, avvenuta lo scorso novembre, ha lasciato il giovane con 3 denti rotti e una frattura facciale, causando sconcerto e indignazione nella comunità. Il responsabile di questo brutale atto è stato arrestato solo di recente ed è un individuo di 21 anni già noto alle forze dell'ordine per una lunga lista di reati, tra cui rapine, lesioni, spaccio di droga e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L'aggressione si è verificata al semaforo di Lungotevere delle Armi, dove Pedersoli si trovava a bordo della sua auto con alcuni amici. Senza alcun motivo apparente, una Smart si è affiancata al veicolo di Pedersoli e il conducente ha iniziato a lanciare provocazioni e insulti. Nonostante Pedersoli abbia cercato di evitare il conflitto, l'aggressore è sceso dalla sua auto, ha circondato il veicolo di Pedersoli e ha cominciato a colpirlo ripetutamente con pugni violenti. Il giovane imprenditore nel settore alimentare è stato colto di sorpresa e ha perso i sensi sotto il peso degli attacchi. Fortunatamente, gli amici presenti in auto sono stati in grado di annotare il numero di targa della Smart, rivelando un dettaglio cruciale per le indagini delle autorità. Con il supporto del commissariato di Prati, del distretto di Ostia e dei carabinieri di Pomezia, è stato possibile identificare e arrestare l'aggressore. Si è scoperto che la Smart era stata noleggiata poco prima dell'aggressione. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.